La vittoria di Silvio Berlusconi alle prossime elezioni potrebbe essere il risultato migliore per l'Italia perché spaventerebbe i mercati finanziari e forzerebbe la terza economia della zona euro a chiedere il salvataggio per abbassare il costo dei finanziamenti, secondo quanto scrivono gli analisti di Mediobanca. Di questo parliamo con Vanni Lucchelli, consulente indipendente e socio di Compagnia Fiduciaria Lombarda in collegamento internet da Milano. Ciao Vanni, e Ciao bentornato ragazzi. Luciano. Allora, una vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni parlamentari del 24 e 25 febbraio del 2013 causerebbe l'aumento dei rendimenti delle obbligazioni statali e rappresenterebbe per l'Italia la scusa perfetta per chiedere l'intervento della Banca Centrale Europea, che è il modo migliore per uscire dai livelli di debito insostenibili del Paese. Lo scrive Antonio Guglielmi, un analista della sede londinese di Mediobanca. Mediobanca è la maggiore banca italiana di investimento quotata in borsa. Paradossalmente, lo scenario peggiore, dice l'analista, potrebbe essere il risultato migliore. Ci sono molte implicazioni in questa breve dichiarazione di Guglielmi, ma insomma, ecco, in generale tu sei d'accordo, Vanni? Guarda, mi pare una sottile provocazione. Per prima cosa non riesco a capire cosa vorrebbe dire la soluzione del problema del debito italiano. Cioè, se chiediamo l'accesso al programma OMT della Banca Centrale Europea, non è che la Banca Centrale Europea si accolla al nostro debito o ce lo riduce, semplicemente mantiene i livelli di interesse, di tassi di interesse, di rendimento in linea con i partner europei a seconda dello spread di rischio. Quindi non credo che questa sarebbe la risoluzione dei problemi dell'Italia. L'Italia è riuscita a evitare il salvataggio della BCE l'anno scorso perché le misure di austerità adottate dal governo Monti hanno aiutato ad abbassare il costo dei finanziamenti, evitando il peggio della crisi del debito. Berlusconi si è impegnato invece ad invertire quelle decisioni se rieletto per la quarta volta. I rendimenti che l'Italia paga per vendere il suo debito hanno raggiunto il massimo dell'era dell'euro il 25 novembre 2011 al 7,26%. Poi sono calati vistosamente da quando il presidente della Banca Centrale, Mario Draghi, si è impegnato a fare qualsiasi cosa per salvare l'euro a luglio 2012. Adesso il rendimento del BTP decennale è al 4,39%. È questo il livello di tensione del mercato sull'Italia al momento, Vanni. Come lo giudichi? Ma guarda, lo giudico abbastanza neutrale, tutto sommato, perché siamo sui livelli vicini ai minimi raggiunti nel corso del mese, mi sembra, di gennaio, come rendimento del decennale italiano. Quindi, tutto sommato, mi sembra che i mercati stiano reagendo in modo molto composto. Ovviamente, un esito delle elezioni non in linea con le aspettative, quindi un esito di particolare incertezza e di particolare ingovernabilità del paese potrebbe innervosire non poco i mercati. Detto questo, per il momento mi sembra che i dati preliminari, i sondaggi, gli ultimi sondaggi che abbiamo avuto la settimana scorsa siano ancora ampiamente a favore di un'ipotesi di governabilità, con maggioranza del centro-sinistra alla Camera, grazie alla legge elettorale, all'orrenda legge elettorale con la quale ancora andiamo a votare, e invece con la necessità di una coalizione allargata tra centrosinistra e probabilmente la lista Monti al Senato. Ecco, questo credo che sia lo scenario che i mercati hanno in mente e credo che sia lo scenario che tranquillizza abbastanza, perché la presenza di Monti potrebbe temperare le istanze delle frange estremiste del centrosinistra e viceversa, quindi si potrebbe arrivare a un compromesso. Compromesso che sia al tempo stesso ricevibile in Italia e che quindi non crei ulteriore disagio sociale e che sia comunque bene accolto dai partner europei, dai partner economici mondiali. Il livello di debito dell'Italia, tornato adesso di poco sotto i 2.000 miliardi di euro, è insostenibile, come sostiene l'analista di Mediobanca, e dunque consecutivamente la cosa migliore sarebbe chiedere l'aiuto della BCE una volta per tutte e accettare il fatto che l'Italia non può farcela da sola.
guarda, sono tante questioni in un'unica domanda. Allora, la sostenibilità del debito è funzione di due cose: l'operato del prossimo governo in termini di capacità di promuovere crescita, due, l'andamento dell'economia globale. Attualmente i numeri, perlomeno i dati rilasciati nel primo scorcio di anno, sono relativamente positivi per l'economia globale, soprattutto nei mercati asiatici, nelle economie asiatiche. Quindi se questo dovesse essere confermato nei prossimi mesi e dovesse avere una ricaduta anche sulle economie più lente, quindi le economie europee soprattutto, questo potrebbe aiutare senz'altro a garantire la sostenibilità e quantomeno la stabilizzazione del rapporto debito-PIL. Il secondo punto è l'aiuto della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea aiuta temporaneamente, è un aiuto temporaneo, non è che si accolla al debito, come abbiamo già detto. Quindi non credo che quello sia la soluzione. Terzo punto è: l'Italia può farcela da sola. Allora, l'Italia può farcela da sola nel darsi una disciplina e nel darsi una capacità di ottemperare agli impegni presi. E gli impegni presi riguardano prevalentemente il pareggio di bilancio primario, riguardano prevalentemente l'attivazione di una politica di crescita credibile. Quindi credo che complessivamente possiamo pensare che le elezioni abbiano un ruolo importante nella misura in cui possano determinare un governo che possa implementare una politica di crescita, una politica industriale seria e credibile e che effettivamente possa rimettere il Paese su un sentiero positivo di crescita. Questo è proprio quello che sembrava implicare l'analista di Mediobanca, no? Sembrava dire che appunto l'Italia non ha possibilità di, diciamo, togliersi dai guai da sola, mentre una vittoria di Silvio Berlusconi, che vorrebbe totalmente rivedere le misure di austerità fatte da Monti, porterebbe alla richiesta di aiuto della Banca Centrale Europea, che arriva anche con una richiesta di qualcosa in cambio. Insomma, poi il governo, una volta che chiede aiuto, deve seriamente impegnarsi alle condizioni che la BCE darà per eventualmente concederlo, e questo metterebbe la parola fine, no, a qualsiasi voglia di disfare l'austerità o perlomeno di allontanarsi dai dettami dell'Europa. Ah, infatti credo che l'amico di Mediobanca abbia buttato lì una sottile provocazione, perché io non ho mai sentito l'onorevole Berlusconi disquisire o ragionare sulle conseguenze dell'implementazione delle politiche che lui sta proponendo. No, non ho mai sentito svelare e dischiudere al popolo quali sarebbero le conseguenze di un lassismo fiscale importante, quindi quali sarebbero le conseguenze di un necessario ricorso alla Banca Centrale Europea. Non ho mai sentito prendere posizioni in merito al successivo passo dell'integrazione europea, che è quello di cui abbiamo parlato tante altre volte e di cui si parla continuamente, che è la cessione di sovranità. A questo proposito posso garantire che invece il centro-sinistra ha già presentato ai partner europei una proposta di supervisione centrale delle leggi finanziarie dei singoli paesi. Quindi questo è cioè il passo. Il Partito Democratico, Vanni, ha già presentato una proposta all'Europa in cui chiede che l'Europa faccia da controllore delle finanze pubbliche dei vari paesi o dell'Italia? No, è un progetto che di cui ha già discusso con i partner europei. No, è un progetto, nel caso il centro-sinistra dovesse andare a esprimere un governo nella prossima legislatura, sarebbe la famosa questione di cessione di sovranità, no? sulle leggi di bilancio, no? dei paesi europei, e quindi un controllo. Fai a garantire questa cosa? Che senso, come fai a garantire? Tu hai detto: garantisco che il Partito Democratico ha già fatto. Ho incontrato degli autorevoli esponenti del Partito Democratico con i quali ho avuto un vivace e positivo scambio di vedute nei giorni scorsi, in particolare con Stefano Fassina,
Quindi il Credo Partito che, credo. Democratico, secondo quello che ti ha detto Fassina, responsabile economico del Partito Democratico, sarebbe già disposto a svendere sovranità all'Europa. Non svendere, non svendere, no, non parliamo di svendita, non è svendere, è fare un passo importante verso il compimento dell'Unione Europea, no? Quindi le leggi di bilancio di tutti i paesi sono supervisionati da un organismo che deve essere determinato, è un organismo centrale, no? Quindi le leggi di bilancio passano soltanto se approvate da questo organismo centrale. Questo è, del resto è un passo necessario se vogliamo andare avanti sull'Unione Europea, così come un passo necessario l'Unione Bancaria, no? Che sta andando un po' a rilento, però Draghi l'ha citata ancora la settimana scorsa. Non mi sembra di aver letto niente di pubblico di questa cosa che il PD abbia già fatto, no? L'ha letto da qualche parte? Ovviamente il PD adesso agisce non come organo di governo, no? Però è un progetto del quale ha già discusso con alcuni partner europei, ma non è una cosa ufficiale, perché non è il governo italiano ancora, no? Una cosa diventa ufficiale quando è il governo italiano che la porta avanti o comunque che la propone in sede di Ecofin o di Commissione europea, no? Dati i vincoli europei, cosa possono cambiare le elezioni in Italia dalla strada che il paese ha già intrapreso sotto Monti? Credo sostanzialmente nulla. Se l'obiettivo rimane quello di restare nell'Unione Europea e di essere un partner vitale per il conseguimento dell'obiettivo di lungo periodo, credo che l'agenda è quella comunque, è quella per chiunque vada al governo. Vanni Lucchelli in collegamento internet da Milano, grazie mille Vanni, consulente indipendente e socio di compagnia fiduciaria, e a voi per averci seguito, arrivederci.